Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. È finalmente giunto il momento di salutare il 2020 e direi che è l'occasione perfetta per riflettere sui titoli che ci hanno accompagnato in questi turbolenti 12 mesi. In questo video andremo a vedere la mia personalissima classifica dei GOTY 2020, anzi, forse sarebbe più corretto dire dei POTY, ovvero quelli che per me sono stati 10 giochi più importanti dell'anno. È ovviamente una lista molto soggettiva che tiene conto solo delle produzioni che ho potuto spolpare per bene, quindi mi raccomando, non sentitevi offesi se ci sono delle omissioni che ritenete imperdonabili, anzi, proprio per questo motivo sono curioso di sapere le vostre classifiche, vi aspetto nei commenti e anche stasera in live per discuterne assieme. Come al solito l'appuntamento è alle 21.30 sul sito Viola, vi lascio il link in descrizione. Prima di iniziare vi invito come al solito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Ad occupare la parte più bassa della classifica c'è Hyrule Warriors, l'era della calamità. Dopo aver giocato e finito il prequel di Breath of the Wild, sviluppato da Koei Tecmo sotto la supervisione di Eiji Aonuma e Nintendo, ho parecchi sentimenti contrastanti al riguardo. Da una parte abbiamo finalmente un Musou che ha saputo conquistarmi dall'inizio alla fine, grazie a un roster di personaggi contenuto e variegato, e dall'altra un impianto narrativo degno di una produzione AAA. Ho apprezzato tantissimo la forte impronta narrativa di Age of Calamity, una profondità che ha permesso di far passare in secondo piano la struttura dannatamente ripetitiva tipica della serie Warriors. Peccato che la scelta di non osare fino in fondo a livello narrativo, arrivando a confezionare più uno spin-off o un what if che un prequel vero e proprio, secondo me ha ridimensionato il potenziale del titolo che per questo motivo riesce a guadagnarsi solo la decima posizione. Saliamo di un gradino ma rimaniamo sempre dalle parti di Breath of the Wild, più o meno. In nona posizione c'è infatti l'open world sviluppato da Ubisoft Quebec, Immortals Fenyx Rising. Non sono un grande estimatore delle produzioni della software house francese e solitamente giro alla larga dai suoi brand più famosi, come Assassin's Creed, Watch Dogs e Far Cry, che non hanno nessun tipo di attrattiva su di me. Eppure Fenyx Rising ha saputo conquistarmi e credo sia una delle grandi sorprese di questo 2020. Non fatevi ingannare dalle palesi somiglianze con l'ultimo capitolo della serie di The Legend of Zelda. Immortals è più di un semplice clone svogliato. Infatti ci troviamo di fronte a un titolo costruito sullo studio attento di quello che ha reso Breath of the Wild un capolavoro senza tempo e cerca di perfezionarlo sotto numerosi punti di vista. E diciamocelo, ci riesce in più di un'occasione. Su Every Eye trovate un video dove spiego perché, nonostante gli evidenti compromessi, è un gioco che vale la pena provare anche su Switch e spero di stimolare la vostra curiosità lasciandovi con questa considerazione. Immortals Fenyx Rising non va paragonato direttamente con The Legend of Zelda, ma va più visto come un Assassin's Creed sviluppato senza le restrizioni imposte dall'appartenenza a un brand con una storia più che decennale alle spalle. Parlando di porting miracolosi sulla nostra amata console ibrida, l'ottavo posto spetta di diritto alla recentissima conversione di Doom Eternal su Switch. Il gioco di per sé è uno dei migliori FPS degli ultimi anni, in grado di unire il frenetico shooting già visto nel reboot del 2016 a una componente platform altrettanto sviluppata. Tutto merito di un level design a dir poco sopraffino, quasi degno di un Metroidvania. Ma ad essere veramente miracolosa è la conversione portata avanti da Panic Button, uno studio che già in passato si era distinto per deporti di tutto rispetto. Con Doom Eternal il team ha raggiunto probabilmente il suo apice ed è assurdo pensare come un titolo del genere giri fluido anche su Switch. I compromessi ci sono, è ovvio, ma consiglierei anche ai più scettici di vedere Doom Eternal in movimento per farsi un'idea di che razza di lavoro incredibile si cela dietro a questa conversione. Per il settimo posto, tante boomer vibes con 51 Worldwide Games. Al di fuori di remaster e remake, si tratta di uno dei pochi titoli originali che Nintendo ha fatto uscire quest'anno su Switch, ed è anche uno dei più interessanti a mio avviso. Sul canale trovate la recensione completa, intanto vi ricordo che 51 è più di una semplice collezione di giochi da tavolo, è un modo per scoprire le regole di classici provenienti da tutto il mondo e anche per passare dei momenti di relax con i propri titoli preferiti.
Ecco, forse rilassante è il termine che meglio riassume tutta l'esperienza con 51 Worldwide Games, una raccolta graziata da una user interface che trasmette calma e pace interiore da ogni singolo menu, elemento grafico e effetto sonoro. Peccato solo per le limitazioni imposte in multiplayer, che tagliano gran parte dei titoli fuori dalla possibilità di essere goduti in multigiocatore. Paper Mario è tornato, anche se non è più quello di un tempo. Ci avviciniamo a metà della classifica e al sesto posto, con Origami King, abbiamo un titolo che riporta la serie di Mario di carta ai suoi antichi splendori. Non ci troviamo di fronte a un JRPG, non fatevi ingannare dai combattimenti a turni. A conti fatti, si tratta di un action adventure con degli elementi puzzle. Il gioco è lunghissimo, pieno di collezionabili e segreti da scoprire e inoltre vario nel gameplay. Ma soprattutto ha dei dialoghi molto divertenti e la scrittura fuori di testa rende giustizia a dei personaggi che sapranno conquistarvi senza troppe difficoltà. Se solo si fosse aggiunta un po' di profondità al battle system, spezzando la ripetitività degli incontri tutti uguali, allora Origami King sarebbe stato tranquillamente in grado di rivaleggiare anche con il Portale Millenario, un titolo che viene ritenuto ancora oggi come il migliore della serie. A metà classifica, per molti, quello che possiamo considerare il gioco dell'anno, ovvero Animal Crossing New Horizons. Non sono un amante dei Life Sims o un fanboy della serie, eppure il gameplay di New Horizons ha qualcosa di semplicemente assuefacente, una caratteristica che è in grado di catturare i giocatori per centinaia e centinaia di ore. Nonostante alcuni evidenti difetti, tra cui la macchinosità delle interazioni online, Animal Crossing è stato il gioco giusto nel momento perfetto e credo che abbia rappresentato una via di fuga fondamentale per sopravvivere a quest'anno disastroso, un'isola felice in cui rifugiarsi in tempi bui. Il supporto continuo garantito da Nintendo, tra l'altro, lo rende un gioco lontano dall'aver esaurito le sue potenzialità, fattore che lo renderà il gioco più venduto di sempre su Switch in breve tempo. Se già non è successo. Al quarto posto, a un passo dal podio, c'è Astro's Playroom, il titolo pensato per dimostrare le funzionalità del DualSense, il controller di PS5, è più di una semplice demo tecnica. Il team Asobi ha partorito uno dei platform in tre dimensioni più divertenti e colorati degli ultimi anni. Spassoso da giocare, pieno di idee innovative, ma soprattutto fluido, dinamico e senza un momento morto o ripetitivo. Astro's Playroom è next gen nel vero senso della parola. E poi bisogna essere obiettivi, il gioco è una continua citazione alla storia di PlayStation che si declina tramite un'infinità di dettagli integrati all'interno del level design, ma anche un'attenzione meticolosa ai collezionabili. Una lettera d'amore del genere me l'aspetto da Nintendo, non certo dal team Asobi. Per me, Astro's Playroom è la vera killer application per il lancio di PS5. Il fatto che sia incluso gratuitamente all'interno di tutte le console non fa altro che accrescerne il valore. Prima di proseguire con il podio, alcune menzioni d'onore che purtroppo non sono riuscite a entrare in classifica. Bug Fables è il Paper Mario che non avremo mai più. Un JRPG ricco di ironia, tasti da premere a tempo durante i combattimenti e sezioni platform. Un risultato incredibile se si pensa che è un titolo indie. Mario Kart Live Home Circuit vince il premio Idea dell'anno, uno di quei concept che probabilmente mi avrebbe fatto impazzire da bambino. In attesa di un nuovo episodio canonico, Home Circuit è un simpatico diversivo. Bloodstained Curse of the Moon 2 si inserisce perfettamente nel filone Operazione Nostalgia che tanto va di moda negli ultimi tempi. Ve l'ho anche consigliato nell'ultimo video sconti e se siete curiosi trovate la mia recensione sul sito di everyeye.it. E per finire, la 3D All-Stars Collection. Ebbene sì, il titolo più atteso dell'anno non rientra nella mia top 10, una raccolta importantissima che però purtroppo non ha ricevuto la giusta cura che meritava. Ma quindi, chi c'è sul podio? Seguo Supergiant Games dai tempi dell'approdo di Bastion su Xbox Live Arcade. Hades è la massima espressione di uno studio di sviluppo che da sempre ha saputo confezionare prodotti dai tratti inconfondibili, tanto estetici quanto di gameplay. Hades è un roguelike in grado a mio avviso di spodestare anche sua maestà Isaac e per la prima volta nel genere ho trovato un'impostazione narrativa in grado di svilupparsi nonostante l'intrinseca staticità del gameplay composto da run
sempre uguali a se stesse. Insomma, la progressione in Hades è tangibile e crea le basi per un gioco che è una vera e propria droga, dove ogni run si fonde perfettamente con la successiva, incentivando la sperimentazione e la curiosità, senza mai sfociare nella frustrazione dettata dalle innumerevoli quanto inevitabili morti. Il loop di gameplay creato da Supergiant Games non ha falle tangibili e si sviluppa in un endgame potenzialmente infinito. Fatelo per Zagreus, per tutto il Pantheon dell'Olimpo o anche solo per la passione verso i roguelike. Recuperate assolutamente Hades. Prima di Cyberpunk era probabilmente il titolo più controverso dell'anno. Il gioco che tra spoiler, embarghi e review bombing ha alzato un polverone senza precedenti. The Last of Us Parte 2 è una delle esperienze fondamentali di questa generazione e un po' come accadde per il suo predecessore con PlayStation 3, anche la seconda parte delle avventure di Joel e Ellie rappresenta un po' la chiusura del ciclo vitale di PS4. Si tratta di una produzione mastodontica, superlativa a livello visivo, ma che cerca di spingere oltre il limite il confine della narrazione cinematografica all'interno dei videogiochi. Sono così tante le scelte controverse prese da Druckmann e soci che è giusto che si discuta intorno al gioco, ma secondo me non ha senso condannarlo a prescindere. Anzi, è giusto che certi argomenti vengano trattati senza filtri e che anche il videogioco si apra a riflessioni importantissime, esplorando le zone più oscure dell'animo umano. A differenza della prima parte, però, questa volta c'è anche un gameplay che non ha nulla da invidiare alla scrittura della storia. Sul serio, credo che The Last of Us Parte 2 sarà un punto di riferimento negli anni a venire, con cui tutte le grandi produzioni dovranno confrontarsi, e sono curioso di scoprire come potrebbe comportarsi il gioco con un'eventuale versione next gen. Il primo posto, però, spetta a qualcun altro. Final Fantasy VII Remake è per me il GOTY 2020. Sottolineo ora più che mai quel per me. Mi rendo conto che si tratta di una scelta impopolare, ma il ritorno di FF7 è un avvenimento che aspettavo da una vita. Un remake vociferato per decenni, con la demo tecnica apparsa su PS3 e il momento più epocale di sempre delle tre, quando nel 2015 il sogno diventò finalmente realtà. È stato un percorso tortuoso, pieno di dubbi e incertezze, e non credevo che sarei mai riuscito a mettere le mani sulla rivisitazione dell'avventura di Cloud, o almeno sulla prima parte. Chi è cresciuto negli anni 90, chi ha scoperto i JRPG con Final Fantasy VII, chi ha imparato l'inglese nel tentativo di capire la trama del gioco, sa quanto questo remake fosse un appuntamento imperdibile, ma anche un'occasione che Square non poteva sbagliare. E oggi posso dirlo con tranquillità. Il remake di Final Fantasy VII, al netto di qualche imperfezione e sbavatura, soprattutto a livello comunicativo, è un gioco imperdibile. Riesce nel difficile intento di non essere una mera operazione nostalgia, ma reimmagina in modo intrigante e moderno un titolo che purtroppo ha accusato tantissimo il passaggio degli anni. Ma soprattutto stravolge un impianto estetico senza però mai tradirlo veramente. Giocando al remake mi è capitato più volte di pensare: è esattamente come me lo ricordavo. Grafica e musiche, oh mio Dio, le musiche reinterpretano perfettamente tutto quello che su PS1 dovevamo integrare con l'immaginazione a causa dei limiti tecnici dell'epoca. La strada è ancora lunga e con un finale che crea una netta spaccatura nei confronti dell'opera originale, il vero banco di prova sarà con i seguiti del remake, quando usciranno. Per ora Final Fantasy VII rimane il gioco dell'anno e chiude una generazione dominata dalla nostalgia verso il passato. Questa di PS4, Xbox One e Switch è stata un'epoca di grandi ritorni, da Shenmue a Crash, passando per una quantità infinita di remake e remaster, e tante promesse fatte nel corso degli anni si sono finalmente concretizzate, e Final Fantasy VII Remake è prima di tutto un mio sogno che diventa realtà. Il POTY 2020. Poracci, vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate di questa classifica e ci vediamo stasera alle 21:30 per discuterne assieme in live. Vi aspetto! Se il video vi è piaciuto, come al solito vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi contenuti. Io sono il Poro of the Year, Michele Goti, ciao!